Qual è la tua storia imbarazzante mentre eri in intimità con il tuo partner? Storia 1. Io e la mia ragazza siamo andati ad un picnic in canoa, su un'isola dove non c'era nessuno per almeno qualche chilometro. In breve, lei ha iniziato a farmi un favore con la bocca, che è durato qualche minuto, finché ho iniziato a sentire un rumore strano che si faceva sempre più forte. Improvvisamente, un elicottero di ricerca e soccorso vola sopra la linea degli alberi e si ferma sopra di noi. Rimane lì per qualche secondo prima di volare in giro e tornare nella direzione da cui è venuto. Storia 2. Una volta ho frequentato un cuoco e una sera, quando mi ha preparato la cena, ha esagerato con il peperoncino di cayenne per condire il pollo con le sue mani nude. Se capisci dove sto andando, più tardi le cose si sono fatte bollenti e nel giro di 2 secondi in cui abbiamo iniziato a toccarci, sono saltata in piedi, urlando dal dolore, come se qualcuno avesse aperto le porte dell'inferno in me. Ho trascorso l'ora successiva a inginocchiarmi sopra il bidet, mentre lavavo la mia zona con il latte, e ci stavamo ridendo su, finché il coinquilino decide di aprire la porta del bagno senza bussare, parlando e ci guarda. Dopodiché chiude la porta e se ne va. Storia 3. Ero a casa per l'estate dal college. La mia vicina e io stavamo avendo una relazione segreta da un po' di tempo e lei era stata da me qualche giorno prima, quando i miei genitori erano assenti. Un giorno sono tornato a casa e mia madre mi guardava fisso, con uno sguardo pieno di rabbia. Mi ha detto che avevo combinato un pasticcio e che era da pulire, perché non lo avrebbe fatto lei. Non avevo idea di cosa stesse parlando. Poi mi ha detto di guardare sotto il tavolo da pranzo. Sotto il tavolo c'era un preservativo usato che avevo gettato nel cestino del bagno, avvolto nella carta igienica. Il mio cane ha pensato che sarebbe stato divertente portarlo al piano di sotto e masticarlo sotto il tavolo. Storia 4. Quando mia moglie ed io eravamo adolescenti, stavamo per divertirci sul letto e gli ormoni da ragazzi adolescenti erano tutto gas. Con i pantaloni abbassati mi trovavo in piedi sul letto e faccio un passo indietro. Scivolo e il mio piede finisce nel vuoto tra il materasso e il telaio del letto. Cado all'indietro. La mia mano colpisce il ventilatore sul soffitto. La schiena scivola sul comò e la testa colpisce il pavimento. Mentre sono sdraiato a terra, sconcertato, cercando di capire cosa sia successo, lei è sul letto che ride di gusto. Ancora oggi ci sono momenti in cui inizio a ridere a crepapelle solo pensando a quella situazione. Storia 5. Durante il mio primo anno al college, negli alloggi universitari, uno degli ultimi giorni del semestre, una ragazza di un altro piano mi invita nella sua stanza per passare del tempo insieme. Ovviamente so cosa sta cercando di fare, quindi le chiedo se la sua coinquilina è andata via. Lei mi dice che se n'è andata per tutto il semestre, quindi vado nella sua stanza e ci mettiamo a fare quello che dovevamo fare. Iniziamo a parlare un po' e poi iniziamo a baciarci. Poi lei inizia a giocare con la bocca con il mio amico laggiù e in pochi minuti sento una carta che sbatte contro il lettore e la porta si apre e c'erano la sua coinquilina e la madre della sua coinquilina. La porta si apre e in pochi secondi la sbattono di nuovo. Mi vesto ed esco dalla porta, mentre loro sono ancora lì in stato di shock. Mentre me ne andavo, sento la madre della coinquilina alzare la voce e dire: «Seriamente? Devi scherzare? E sai cos'altro?» Tornando al mio dormitorio, mi accorgo di non indossare gli slip e i miei pantaloncini sono leggermente bagnati a causa della sua saliva. Le persone sicuramente hanno visto e capito cosa stava succedendo. Per quanto riguarda la ragazza con cui ero, la madre della sua coinquilina ha continuato a insultarla e non ha permesso a sua figlia di condividere la stanza con lei per tutto il semestre. Storia 6. Ho dato al mio ragazzo un po' di piacere sotto le lenzuola e sua nonna ha bussato alla sua porta e l'ha aperta. Ci ha visto e il mio ragazzo le ha urlato di uscire, ma lei continuava a guardare. Continuava a urlarle di uscire, dopodiché se n'è andata. Quando l'ha fatto era veramente arrabbiato e imbarazzato. Io ho iniziato a ridere e lui si è unito. Quando sua nonna è tornata, mi sono scusata con lei per quello che era successo e lei ha detto che andava bene. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale per non perderti i prossimi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio, a presto!